Oggi prepariamo la quinoa, un cereale nuovo, diverso, molto proteico e molto nutriente. Impariamo a prepararci con la quinoa una fantastica insalata di verdura. Vai con la sigla! Ciao, io sono Francesca Forcella Cillo, naturopata, nutrizionista e fondatrice di EnergyTraining.it. Negli ultimi 30 anni ho aiutato migliaia di persone a ritrovare la salute, l'energia e la forma fisica partendo dalla cosa più semplice, il cibo che mangiamo tutti i giorni. Qui ti farò scoprire che la cucina naturale fa bene alla tua salute, energia e longevità, ma è soprattutto semplice, divertente e gustosa. Oggi prepariamo l'insalata di quinoa. Quindi ti faccio vedere innanzitutto come preparare la quinoa e tutto quello che devi fare prima di metterla a cuocere con la ricetta base e poi come condirla in insalata. Allora, partiamo subito dalla quinoa e poi ti dico anche qualcosa sulla quinoa, ma mettiamola subito in ammollo perché i cereali integrali devono essere messi in ammollo in acqua e limone prima di metterli a cuocere perché dobbiamo eliminare un po' dell'acido fitico. Innanzitutto guarda la quinoa, la vedi? È di due colori diversi. C'è una quinoa rossa e una quinoa bianca. Al negozio biologico puoi anche trovare una quinoa di tre colori diversi. Divertiti a provare tutte le i tipi diversi di quinoa. Ecco qua, dopo averla sciacquata, mettila, ricoprila d'acqua e versaci su il succo di limone. Puoi anche usare l'aceto di mele per fare questo ammollo. Quindi io ho succo di limone o aceto di mele. L'aceto di mele però deve essere non pastorizzato in modo che abbia ancora tutti gli enzimi disponibili. Ecco qua, versa il tuo succo di limone e tienila in ammollo per 4 ore. Allora, sono passate 4 ore, quindi adesso andiamo a sciacquare la nostra quinoa. Perché le 4 ore sono un po' condizionanti, se vuoi puoi anche tenerlo tutta la notte se lo devi cuocere al mattino, oppure quando sei magari all'ora di pranzo e sai che ti serve la quinoa per la sera, la metti a mollo già all'ora di pranzo, oppure la puoi mettere al mattino quando, prima di uscire per andare al lavoro, e la troverai poi da cuocere quando torni. E la quinoa tra l'altro cuoce in 20 minuti, quindi ci mette pochissimo, per cui anche la sera la puoi mettere in ammollo e la mattina mentre fai la colazione e fai altre cose la metti a cuocere e ci vuole veramente poco tempo per prepararla. Andiamo a sciacquarla. Eliminare il succo di limone. Quindi, dopo averlo sciacquato e dopo averlo tenuto in ammollo, il cereale integrale va cotto misurando il volume. Era una tazza di quinoa e quindi adesso abbiamo qua due tazze d'acqua. Perché bisogna misurare il volume? Perché è importantissimo non doverlo né scolare quando è cotto, né dover aggiungere altra acqua e quindi complicare poi i tempi della cottura. Invece noi sappiamo che se abbiamo calcolato esattamente due tazze d'acqua per ogni tazza di quinoa, sappiamo che dopo 20 minuti esatti la quinoa è perfettamente cotta. Allora, prendi una pentola, questa pentola ma ha un bel doppio fondo, molto molto spesso, per cui è pesante. Ed è questa è la pentola che devi usare per cuocere i cereali. Non usare una pentolina di acciaio, di quelle con fondo inesistente che subito si attacca a qualunque cosa tu metti a cuocere. Invece una bella pentola col fondo spesso,
ci versi sulla quinoa e ci versi sopra l'acqua. Cos'altro devi aggiungere nella ricetta base? Sempre, quando cuoci il cereale integrale, devi sempre aggiungere di sicuro due spezie, se puoi tre, perché fanno la differenza. Innanzitutto questa, che è la quinoa, la curcuma. La curcuma non deve mai mancare quando cucini un cereale integrale, ne basta la proporzione di un cucchiaino per ogni tazza e lo rende molto più digeribile, attiva il fuoco digestivo quando la mangerai e soprattutto ti permette di renderla meno acida, molto più tollerata anche per il fegato. Poi ci metti anche un pochino di semi di cumino, anche questi aiutano a non formare gas, a rendere più digeribile il cereale integrale con tutte le sue fibre e diventa più facile da essere commestibile. In più, se li hai, versa sempre qualche bacca di cardamomo, e ne bastano, ecco, anche solo 4. Daranno tutte le proprietà nell'acqua di cottura, cederanno le proprietà, quindi non è necessario nemmeno che li mangi, li mettiamo così interi e lasciamo che cedano tutte le proprietà all'acqua di cottura. Ora la quinoa è pronta, possiamo metterla sul fuoco e non lo coprire subito il cereale, altrimenti te lo dimentichi, ma appena bolle chiudi, metti la fiamma al minimo e conterai 20 minuti. Quando bolle sei pronto per aggiungi un cucchiaino di brodo in polvere e fai abbassa la fiamma al minimo, chiudi e conta 20 minuti. Ecco la nostra quinoa che si sta cucinando splendidamente senza che dobbiamo pensarla. Se usi queste precauzioni, fuoco, pentola spessa e giusta quantità d'acqua, non hai pensieri per i cereali integrali. Bene, sono passati 20 minuti, allora apri il coperchio, spegni il fuoco, versa proprio un goccino d'olio in modo da evitare che i chicchi del cereale si uniscano gli uni con gli altri, dai una mescolata e lasciamo raffreddare un po'. Questa quinoa, se vuoi ti racconto qualcosa su questa quinoa. Questa quinoa è un cereale particolarissimo perché viene dal Sud America. È un cereale, infatti non tantissimi lo conoscono e non si trova più di recente nei negozi biologici. Prima non si riusciva a trovare, ma invece nei paesi sudamericani, dalla Bolivia al Perù, tutti i paesi di quella zona lì, è veramente cibo quotidiano. È un cereale che ha tanti vantaggi, innanzitutto è ricchissimo di proteine, ma proprio tante. Il 16% della quinoa sono proteine, quindi è un cereale assolutamente più leggero rispetto alla proporzione che c'è di proteine del grano. E poi è velocissimo da cuocersi, ci abbiamo messo 20 minuti, veramente non ci si mette niente, ed è molto versatile. Con la quinoa puoi fare delle crocchette, ti farò vedere tante cose simpatiche puoi fare. Oggi ti ricordo che prepariamo l'insalata, quindi dobbiamo fare un attimino raffreddare, perché quando lo andremo poi a condire in insalata non deve andar lì a cuocere tutte le verdure che stiamo unendo. È una preparazione tipicamente estiva in cui è anche comoda da portare magari in gita, a un picnic, da tenere pronta per una serata con gli amici. È un piatto che puoi preparare anche un attimino in anticipo. Quindi adesso aspettiamo diciamo un quarto d'ora, 20 minuti, che la quinoa smetta di fumare e poi possiamo condirla. Allora, tutte queste cosine belle variopinte, colorate, le mettiamo, le assembliamo adesso in una bella insalata. Quindi la quinoa si è raffreddata, abbiamo l'olio extravergine d'oliva, rughetta, valeriana, capperi, mandorline tritate, un po' di mais dolce, olive, poi sale alle erbe e foglie di basilico e menta. Una bella coppa di vetro, iniziamo a versare dentro i vari ingredienti. Quindi abbiamo il mais,
con le olive. Creiamo una bella insalata, praticamente, come se tu dovessi creare un'insalatina, quindi la amalgamiamo, la condiamo e poi alla fine ci aggiungiamo la quinoa. Foglie di valeriana, magari la rughetta la tagliamo poco poco, ma giusto, che sono già tutte foglie, giusto per permetterle di amalgamarsi meglio. Quindi un taglio più che grossolano. Ecco qua. Allora, abbiamo tutte le verdure, abbiamo messo praticamente tutto tranne quelle foglioline lì, che invece fanno una grande differenza. Questo è basilico, menta, profumatissime. Aggiungi sempre erbette se hai del timo fresco, della maggiorana fresca, non ti far mancare queste foglioline. Eccole qua. Ora un po' di sale. La quinoa è già salata di per sé, anche se non tantissimo, e la invece qui dobbiamo aggiungere soprattutto l'olio. Poi assaggeremo. Mescola gli ingredienti, chiaramente devi mettere un po' d'olio in più, ma poi lo aggiungeremo anche sulla quinoa. Non avere paura dei grassi, i grassi sono fondamentali per veicolare vitamine e minerali, quindi l'importante è che siano di buonissima qualità, presi non poco cotti. Il sale alle erbe sala meno di un sale normale, per quello me lo vedi usare con un pochino più di allegria. Ora versiamo la quinoa, non la versare bollente, mi raccomando, lascia che si raffreddi un po'. Vedi com'è sgranata? La quinoa è comodissima perché si fanno dei chicchetti uno separato dall'altro e quindi nelle insalate ci sta benissimo. Se poi lo desideri puoi anche fare uno sfumato o preparare magari altre prelibatezze. Allora, ecco la nostra insalata. Ora ci mescoliamo un altro po' d'olio e di sale. L'olio direi che è sufficiente. E la nostra quinoa con olive, capperi e mandorle, con foglie di valeriana e rughetta, menta e basilico, quante cose che abbiamo messo all'interno, è fatta. Questo è un piatto che puoi portarti in spiaggia, puoi portarti in gita quando fai un trekking in un rifugio di montagna, perché è un bel piatto che si trasporta facilmente, molto ricco, molto vivace, anche gustoso, anche se lo mangi a una temperatura ambiente, non ha bisogno di essere caldo caldo. Eccoci alla nostra insalata di quinoa, valeriana e mandorle, olive, capperi, menta, basilico, che profumi, troppo buona. Ci vado ad aggiungere pochissimo uomo aglio, così che rendo questo piatto ancora più vitaminico. Così mi ricorderò tutte le cose che devo insegnarvi perfettamente. Buonissima.